Buonasera, mister, complimenti per l'approccio della sua squadra che ha dato dei segnali importanti, però parto dalla fine. Mani nei capelli, che Candreva seduto a terra con la testa tra le gambe, lei che è andato anche a consolare insomma un po' tutti, e suona quasi come una sconfitta questo pareggio, avrebbe forse meritato di più ai punti la Salernitana. E qual era lo stato d'animo all'interno dello spogliatoio? No, io credo che oggi la squadra ha fatto veramente con pochissimi allenamenti un nuovo modulo mai fatto, credo che ci ha messo, e questo quello che intendevo le prime partite. Oggi, a prescindere dal modulo, i ragazzi ci hanno messo tutto, ci hanno messo cuore, attenzione, voglia di vincere i duelli, di essere attaccati alla partita, giocatori che vogliono crescere, e credo che questi oggi sono stati premiati. Quel pizzico di fortuna magari poteva esserci subito dopo l'espulsione col gol di Chouinard, però ci prendiamo il punto. I ragazzi erano dispiaciuti per la partita che hanno fatto, ma non per qualsiasi altra cosa. Sanno che domani ricaricheranno le energie e da lunedì si penserà a quella dopo. Noi dobbiamo fare il massimo da qui alla fine, poi faremo i conti di quello che sarà successo. Come ho detto in conferenza stampa, oggi c'è l'obiettivo, il primo obiettivo è quello di avvicinarci e pensare allo spareggio, che è una possibilità. Poi vediamo gli altri, se saranno più bravi in questo momento che correranno, gli faremo i complimenti, però solo alla fine. Se ci delucida sulle condizioni di Maggiore, se è un infortunio serio? Credo di no. E poi ho sentito le sue dichiarazioni su DA, in aggiunta le chiedo se si sente tradito, se aveva parlato con lui, se ne ha discusso anche con la società, perché dopo la chiusura del mercato lei non era qui, ma la proprietà, la direzione sportiva avevano affrontato l'argomento col ragazzo, sembrava mentalizzato a restare. Io ho parlato con DA dal primo giorno, ci ho parlato anche giovedì sera e non mi sento tradito, credo che abbia fatto una scelta secondo me sbagliata in questo momento, a prescindere se potesse avere ragione o torto, verso non tanto su di me, ma non volendo entrare con una squadra che è in 10, anche 5 minuti, un giocatore come lui, in quello che avevo pensato poteva essere una soluzione per vincere la partita. Mi ha detto di no e io ne prendo atto e di conseguenza mi comporterò con gli altri del gruppo, c'è un gruppo fantastico e quindi chi ha fatto una scelta diversa la rispetto e vado avanti.